Vuoi vincere un sacco di soldi senza rischiare? Lascia stare, il gioco non fa per te. Ma se sei d'accordo con il rischiare e vuoi provare a vincere, c'è BetFuck. Non BetFuck, ma BetFuck. Il migliore in quanto a consigli. Link in descrizione. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Quindi, mi raccomando, non troppo. Solamente per divertirvi. Ragazzi, io non voglio fare il moralista, però ve lo chiedo per favore, così rovinate il calcio, così fate scappare i giocatori, al di là del giocatore stesso. Per favore, che è successo? Ve lo spiego proprio così, tranquillamente. Santon ha fatto una cazzata contro la Roma? Sì, ha fatto una cazzata con la Roma. Ha dovuto chiudere Instagram. Per gli insulti, per gli auguri di morte, ma ragazzi, ma ci rendiamo conto? Allora, io sono il primo, e lo potete vedere in tutti i miei video, che dico che è giusto criticare quando c'è da criticare. Ed è giusto fare i complimenti quando c'è da fare i complimenti. A me non troverete mai a difendere un giocatore sempre e a insultare un giocatore sempre. Se Bruno Perez dovesse far bene, farò i complimenti a Bruno Perez. Se Nainggolan dovesse far male, andrò a dire che Nainggolan ha fatto male. Fine. È così, perché deve essere così. Ma dovete distinguere, e non parlo dei tifosi dell'Inter, parlo di tutti. Dovete distinguere la vita con il calcio. Io ho visto sotto la pagina Facebook di Alessandro Florenzi, che fra l'altro si chiama, mi pare, Florenzi per Telethon, che è andato in giro per le scuole di Roma, suppongo, credo di Roma, appunto a fare delle sorprese ai bambini e a fare delle foto. Una cosa bellissima, ok? Per me è una cosa bellissima, perché altra gente se ne fotte altamente. Questo ti fa capire anche come tu sia rimasto in linea con quello che era inizialmente, in linea. A parte questo, e lui metteva queste foto bellissime, con lui si faceva la foto con tutti i bambini dietro, felici ragazzi, felici, contenti. Ci sta, ok. I commenti sotto: ma invece di annappe le scuole, impegnate, ma corri Pippa, ma gioca. Oh, ma vogliamo per favore distinguere le cose importanti. Vogliamo distinguere la vita dal calcio. Avete un po' rotto i coglioni, eh? Avete un po' rotto i coglioni. Ma, cioè, questo ha dovuto chiudere Instagram, che magari aveva un sacco di follower, ok? Che è una vita che magari sta dietro al profilo Instagram. Ha dovuto chiudere Instagram perché? Perché la gente gli augurava la morte. C'è stato un periodo in cui Juan Jesus, dopo la... Allora, Juan Jesus, ok? Non è mai stato un giocatore di quelli che tu dici, wow, mamma mia, che difensore centrale Beckenbauer. Però è stato sempre uno di quelli che si è messo in campo, ha dato il massimo, ha sempre dato il massimo. Poi se alcuni suoi massimi, perché ovviamente ognuno ha le proprie caratteristiche, fanno un po' cacare, ok? Non è colpa sua, ragazzi, lui ha sempre dato il massimo. Chi ha osservato bene Juan Jesus a Roma ha visto in lui tanta voglia di fare conferenze stampa, voglia di difendere la Roma, movimenti sui social affinché dimostri l'affetto per la maglia, per i tifosi, la voglia di dimostrare al mondo chi è. Eppure è bastato, ha fatto una stagione ottima per me da 6 e mezzo, 7, è bastata una partita con l'Inter all'andata, un errore, ha dovuto levare tutti i commenti sotto i post. Tutti! Insulti de morte, magari mori qua, magari t'acciacca, non vedo l'ora che te vennemo, testa de cazzo. Ah, regà! Ragazzi, allora ci si può incazzare, ma con la squadra! Ma allora io, regà, faccio un video, magari dico: ma perché Bruno Perez ha fatto? Ma perché Juan Jesus? Ma è diverso! Ma ci rendiamo conto che tu vai a casa sua, sul suo profilo Instagram, a rompergli i coglioni e augurargli la morte! Cioè, raga, questo addirittura dopo Santon, dopo la partita, se non ho visto male, dopo Inter-Roma, è andato sotto la Nord dell'Inter e ha chiesto scusa! Scusa, è un tifoso dell'Inter questo! Poi ci sta che faccia schifo, ci sta che qualcuno lo voglia vendere, ma un po' di rispetto! Vi è venuto a chiedere scusa, se non sbaglio, a me mi è parso così, sotto la curva! E voi andate a insultarlo! Ma perché? Pronto? Vodafone. Cioè, poi è la seconda volta che capita
che lo insultano. La seconda volta in una stagione. Udinese Inter ha fatto un errore. Pezzo di merda di qua, testa di cazzo. Oh, ma deve essere frustrante. Ma non c'entrano i soldi. A me vanno ancora più incazzare quelli che dicono: ma gli sta bene perché devi giocare bene, perché prendi uno stipendio. Aspetta. Aspetta, io sono il primo che dice: se un arbitro sbaglia, lo mazzolo. Se Nainggolan sbaglia, lo mazzolo. Se Dzeko sbaglia, lo mazzolo. Ma perché li mazzolo? Perché gli do fastidio? Perché sono dei professionisti che stanno guadagnando in un lavoro e devono fare il loro lavoro bene. Ma vi pare che tu fai il... che ne so, tu che mi stai guardando fai il commesso, no? Il commesso in un posto. Fai una cazzata, arriverà il tuo capo, ti sgriderà dicendo: non è possibile che fai questa cazzata, devi rimetterti in pari, altrimenti qui rischi il posto. Oppure pensi che il capo venga lì: a testa di cazzo, magari mori, oh! Ma che stiamo a scherzare? Ma stiamo a scherzare? Stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Cioè, i soldi... I soldi, raga, ma pensate che gli insulti lo motivino. Raga, calma, calma, non lo aiutano, non lo aiutano. E oggi è successo per Santon, ma succede a Roma per chiunque altro, per Juan Jesus se ci ho fatto il video, ma succede magari dappertutto. Gli insulti di morte, gli auguri di morte, gli insulti gravi a lui, alla famiglia, non motivano, non motivano. Mettetevelo in testa, crescete. Sto cazzo di telefonino va fatto diventare tutti leoni. Io lo vedo sotto i video miei ogni tanto, per fortuna sono più apprezzato, ma ogni tanto gli parte un: oh, magari muori a testa di cazzo. Ma perché? Ma perché? Ma dopo che hai risolto? Ma se non sei d'accordo, ma parlane, ma scrivagli sotto al profilo: cavolo, però impegnati, non è possibile vedere un errore. Ci sta, lo accettano. Sotto tutti i giocatori che fanno errori ci stanno lamentele, ma non auguri di morte. E andiamo, e su!